Si capisce. Il dialogo è questo: vogliamo parlare del fenomeno delle donne dell'est, del fascino che queste donne esercitano sugli uomini. Perfetto, poi presenta le persone che ci sono lì, gli invitati, un'ucraina presa così a caso da fuori, una coppia con lui di Savona e lei siberiana. Storia d'amore che dura da 17 anni. Cos'è lo zoo? Cioè, vabbè, Sì. non si doveva dire forse neanche questo. Una bellissima storia d'amore. Poi c'è l'attore Fabio Testi che aveva una storia d'amore con una svedese che, vabbè, ormai era lì. La Svezia l'abbiamo messa Nell'est. nell'est. E poi dopo a un certo punto c'è stato un dialogo. Perego torna su Testi, l'unico titolato a darci questa risposta, la minaccia viene dall'est, lui è un esperto, e la replica è stata, non è una minaccia, semmai è un regalo, minaccia per le donne italiane perché c'è un minimo di differenza. Per noi latini italiani parli di una donna bionda, occhi azzurri, fisicata e viene interrotto purtroppo, questo concetto geniale viene interrotto da questa signora Nazzaro, la quale è pure bionda. Si alza in piedi e dice. Io adoro anche chi ha scritto questo articolo, che ha messo tra parentesi. Bionda! L'articolo è di Repubblica. E allora io torno da Pugliese. Quindi Olè! il direttore di Novella 2000 interviene, che Lei le riconosce riconosce dei i meriti meriti. e la definisce meravigliosa burrata. Oh, ma che complimentone! Io sono, cosa sono? Un meraviglioso erbazzone? Io Non un so, una torta parmigiano, fritta, una lei. torta fritta. Elena Zarucchiosa, moglie buona dei paesi tuoi, applauso e grandi risate in ciascuno. Momento di televisione bellissimo. L'ho visto, ma Ma perché? Poi vai Testi adesso la racconta cerchi. questa bellissima La storia storia del suo dell'amico del amico suo al amico. bordello. Poi c'è il dibattito che comunque è durato, Ma per il il momento riconto. clou arriva quando viene mostrata la grafica che dovrebbe sintetizzare le ragioni grazie alle quali le donne dell'est e la grafica citata Quella di sono. cui vi abbiamo parlato, ma secondo me la chiusura migliore è quella di Marta Flavi. Che dopo questi sei motivi per stare con le donne italiane, dice: oltretutto sono tutte curatissime. Anche chi vende i pomodori al mercato ha le unghie curate. Vabbè, Marta Ma Flavi. che bello! Ma che Ma bello! Comunque, se volete, c'è il link c'è il link, e io forse adesso lo sì. guarderò. Aspetta, Verifica. aspetta che dopo vengono Andiamo avanti. commentati. Ma che Mi è arrivato bello! È Mauro. arrivato Mauro, niente. Cioè, dobbiamo Mauro, andare. hai sentito? Le donne dell'est sono una minaccia per le donne italiane? Cioè Sì, l'uomo, sì, lui dice sì. è vero. Aspetta, aspetta, ce n'è una bellissima. Scusa, ma dice, a parte il pigiamone, qui dice, l'altra cosa importantissima, aggiunge Testi, se per caso l'uomo Nel italiano ha mattatore della qualche. giornata. Testi Fabio? Sì, testi Fabio. Se per caso l'uomo italiano ha qualche difficoltà nell'approccio finale con la donna, la brutta figura la fa l'uomo. Mentre se una donna russa vede che l'uomo non riesce a ottenere. Cito l'orgasmo. È lei che si sente in colpa, la femminilità esce tutta in un altro modo. Perego, ma quale femminilità? Ma ti prego, se tu non funzioni, la colpa me la devo prendere io. E qui, vabbè, due civiltà a Poi confronto. ci sono, oh mio Dio, le donne dell'est si trovano sulla lista di collocamento Le donne di Modena. in un'agenzia di Le donne. collocamento. Vabbè, questo per Ma me è scusa, ma questa vanadero, prostituzione. ma che brutto. No. C'è un costo! Per Sono. aderire al sito, che è un'agenzia, spiega il responsabile, c'è un costo, sono 3.000 euro tutto compreso. Una volta estratto del sito, tutto quello che deve fare un uomo è cercare di innamorarsi, Beh, così tanto, esattamente 3.000? come. Ma no, ci sono dei siti, conosco persone che si può No, ma dire. vai Non là so cosa e sono. porti a casa. Sono dei siti che Ma ti se. danno anche il rating, tipo, cioè, come TripAdvisor. Sì, è la folla tipa, e Ma sotto dov'è c'è sto scritto, oh, problema? Vai bellissimo là, la oggi. sposi, punto. No, ma Viene no, qua, ti ma non è un sposa. problema, Sì, no, ma no. anche Tinder non è un problema, che io ho scoperto da Cos'è poco. Tinder? No, ma grazie a Snapchat l'ho scoperto.
e a Rock and Pioc, che se ci segue, io sono una delle sue prime fan. Io glielo dico. Cioè, sta scalzando. Ma questi sono siti di incontri? No, no, sì. Allora, no, allora, ma non c'è mica bisogno del sito per lei. Deve intervenire anche Mauro. Straniero. No, no, non fa niente. Va bene. Brutto sport. Niente, comunque allora, io Mauro, dire. Niente è successo che... Tinder è un'app. Tinder è un'app? È un'app. Tinder cos'è? Allora, praticamente Tinder è più latte e meno cacao. Hai Tinder? Ah, Tinder, Tinder fai non così, Kinder. No? Allora, io non ce l'ho. Non lo voglio avere. Praticamente tu metti è un delle app, foto tu. È un'app. È un'app. Non un'app. Stiamo registrando, Mauro, non interrompere. Che le persone non capiscono. E dopo Tinder tu vedi una foto di un app. Uomo... E gli metti like. Se lui ti mette like, allora tu lo vedi. Dopo vi... Vi likeate. Cioè, capite? Come dire, ti vedo in discoteca, ti faccio così, tu mi fai così e via. Se ti faccio così. Però su, su Tinder, io non ce l'ho. Comunque ce l'hanno in tutti. Sì, ma sai che ho visto una... Anche gente fidanzata. Su c'è uno spettacolo televisivo che ne parla, una serie TV brutta, però no, parlavano di Tinder. Scusate, devo dire una cosa, poi forse possiamo concludere per 15 minuti, è lungo. No, io dopo volevo dire una cosa su Paola Ferrari, scusa. No, Paola Ferrari. Chiara Ferrari. Paola Ferrari. No, Paola Ferrari, noi la salutiamo. Che... Ci segue, ci segue. Ciao Riccardo. Allora, volevo solo dire una cosa. Ciao, ecco. Io ho finito di vedere una serie TV, che vi consiglio se non state guardando, di Love. Molto bella. Miki si veste benissimo, dovremmo tutti... Miki, la protagonista, si veste benissimo, tutti dovremmo seguire imitarla. I suoi consigli. Sì, è Love, cos'è? È una serie TV di Netflix. Tinder più latte e meno cacao. Va bene, io ho finito. Consiglio Love a tutti i nostri video ascoltatori. Ma Ilaria, sei offesa perché Chiara Ferragni ha una casa fica? No, no, l'ammiro. L'ammiro, penso che se lei... Io l'ho vista la casa fica di Chiara Ferragni. No, io no. Non in prima persona. Come l'hai vista? Scusate, Raz Degan è stato eliminato? No. Ma lo sai che Raz Degan sta tornando con Paola Ferragni? No, guarda, mi hanno... Lui è tornato, adora, è tornata. Ragazzi, l'adora. Stavano insieme in un'isola da soli. Io ho visto la foto... Come hanno pensato? Ho visto la foto di un bacio, ragazzi. Bacio. Non voglio dire altro. Un bacio da sé. Che bello. Quando trionfa l'amore, sapete che io sono felice. Mi piace parlare a sapete che non ci guarda nessuno. Razz, non è vero, Razz. Ci guardano 40 persone. Mi sono iscritto stamattina. No, mio fratello. Lui è un iscritto. È il terzo. Anche mio fratello è iscritto. Non lo so. E stamattina mi ha chiesto. Devi avere un account di YouTube o anche sul mio canale. Dicendo... iscritto e via. Il cellulare mi dice che invece che fare così devo usare lo Zoom. Però se tu riprendi in questo modo, la proiezione avviene in modo speculare. Ragazzi, su YouTube. Tu cioè sei alla tua destra. Vabbè, ma chi se ne frega. No, no. Parla al contrario. Basta, dai ragazzi, 17 minuti. Io che guardo ragazzi, i video su YouTube, basta. È più che sufficiente. Forse anche... No, bisogna farli più corti. Io non supererei i 12 minuti. Ha ragione. Va bene, allora, visto che stiamo allungando questa video, 12 minuti sono pochi. Noi abbiamo un sacco di cose da dire. Hai ragione. Dice funziona così, YouTube. Va bene. Ciao. Ciao a tutti, seguiteci su Snapchat. Voi siamo il meglio di voi Tinder. Tutti. Stavamo dicendo una cosa su Snapchat, la diciamo nel video prossimo, perché siamo troppo sforato, abbiamo sforato. Lunghe. Quindi ciao, grazie. Ciao. Viva le russe. Viva le russe. No, vabbè.